Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social e del canale YouTube. Intanto vi dico grazie, 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 grazie. Grazie per quanto riguarda i social, dove ancora una volta vi spiego, sono tantissimi i mi piace, ma mettete qualche segui in più, perché c'è troppa discrepanza tra il mi piace e il segui. E poi questa esplosione. Davvero grazie, questa esplosione sul canale YouTube. Abbiamo superato con un video le 50.000 visualizzazioni. Ieri sera ho acceso la televisione, ieri sera tardi sono andato su YouTube. Il primo video che è uscito è stato il nostro. Addirittura abbiamo fatto più di Marco Travaglio, più di Andrea Scanzi, più di Vittorio Feltri, più di Vittorio Sgarbi. Non lo so, non lo so, ci sarà qualcosa dire di innaturale, se così possiamo dire, però forse stiamo lavorando bene e questo, per questo vi dico grazie, grazie a voi di esistere. Oggi parleremo di un tema importantissimo, di un tema che sicuramente è agli onori della cronaca. Parleremo della critica dura, molto forte, separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi, la separazione che è finita in giudiziale, quindi chiaramente in tribunale si dirà tutto, si diranno tutte le corna che loro hanno fatto, si dirà di tutto. Infatti, in una delle ultime udienze, forse l'ultima se non sbaglio, Francesco Totti con i suoi avvocati ha portato il nome, nomi e cognomi di tutti gli amanti che avrebbe avuto, Ilary Blasi. E sono davvero tanti. Quindi in tribunale Francesco Totti distrugge Ilary Blasi. E vi dico poi perché. Secondo Francesco Totti, Ilary Blasi tradisce il noto calciatore, oggi osservatore di giovani, con la sua scuola calcio, da circa 15 anni. Quindi sono sposati, se non sbaglio, da 20 anni, quindi da 15 anni che Ilary Blasi tradisce in maniera abbastanza importante Francesco Totti. I suoi amanti sono stati tantissimi. Quindi quella famiglia del Mulino Bianco, che noi abbiamo visto spesso in TV insieme a fare l'una i programmi, l'altro il calciatore, pubblicità, fanno tantissima pubblicità, quindi milioni e milioni di euro in quella famiglia, non è servito a portare la felicità. Era una famiglia infelice. Ma non era Totti a tradire Ilary Blasi, era Ilary Blasi a tradire Totti. Quindi quelle stronzate che diceva Fabrizio Corona, che vi porta su Telegram a fottervi i soldi, sono delle stronzate. Quindi ribadisco, stronzate sono delle stronzate, in quanto non è Totti che aveva 50 donne all'anno, ma era Ilary Blasi che aveva 50 uomini all'anno. Totti ne ha fatti due nomi, ma saranno tanti, ve lo dirò nei prossimi video. Io me li sono appuntati per non commettere errori. Cristiano Iovino, che era il personal trainer di Ilary Blasi, lo storico personal trainer di Ilary Blasi, e Luca Marinella, che è un giovane attore, molto più giovane di Ilary Blasi, molto più giovane di Ilary Blasi. Che cosa succede? Succede che, secondo gli avvocati di Ilary Blasi, sarebbe Ilary Blasi affetta da una condizione, se così possiamo dire, di ipersessualità. Lei sfoga la sua rabbia, sfoga il suo malcontento nei confronti di Francesco Totti. C'è chi lo sfoga nella droga, c'è chi lo sfoga in altro modo, nell'alcol, eccetera, eccetera. Lei lo sfoga nel sesso. Lei sfogava il malcontento con Francesco Totti nel sesso. Quindi gli amanti, se così possiamo dire, sono stati davvero tanti. Hanno fatto solo questi due nomi,
ma i nomi sono davvero tanti. Qualcuno già trapela, qualcuno già si sa, voglio dire, Totti, voglio dire, o gli avvocati di Totti già lo fanno intuire, però noi lasciamo un po' di suspense, lasciamo un po' di thrilling, se così possiamo dire. Quindi nei prossimi video state tranquilli che vi dirò tutti i nomi degli amanti di Ilary Blasi, la mamma del Mulino Bianco.